Ecco, qui continua il mio video e qui siamo all'interno di questo cerchio dove molto probabilmente o presumibilmente, insomma, è avvenuta questa riunione dove hanno incoronato Gengis Khan o Genghis Khan, come volete chiamarlo all'italiana. Gengis Khan alla maniera mongola Genghis Khan è stato incoronato il re e l'imperatore, insomma, della Mongolia. Ecco, vedete, questa è la statua totem. Questo è il fuoco considerato sacro. E ci sono tutti i vari re. Li andiamo a vedere. Vedete, qui c'è, continua il cerchio, c'è come una porta di entrata lì. Vedete, per ogni re c'è una spiegazione e il periodo in cui ha regnato. C'è la spiegazione in lingua mongola che utilizza anche l'alfabeto cirillico con delle piccole variazioni e qui c'è in inglese. Qui parliamo di un altro Khan, di un altro re, Ugdei Khan, e spiega in quale periodo ha regnato. Vedete, 1228, il terzo figlio di Genghis Khan. Ecco, per ogni re c'è la spiegazione e il periodo in cui è stato al potere. Molto interessante. Questo è Mun Khan. Questo è Kublai. Kublai Khan è quello di Marco Polo. Sembra, sì. Sembra che sia proprio questo. Mi sembra di conoscerlo, infatti. Sembra un volto familiare. Questo è Ulzi Tumur Khan. Questo è Haisan Yuleg Khan. Questo è Ayurbarbada Uyan Khan. Shidubal Gigin Khan.
Andiamo qui. Mamma, guarda cosa ce l'ho in mano. Questo è Yesun Tumur. Tumur vuol dire ferro, eh? Ferro. Questo è Ashitev. E c'è anche, vedete, mi ricorda come a Roma potete vedere l'espansione dell'impero romano a via dei Fori Imperiali, e qui allo stesso modo è raffigurata sotto questo imperatore quanto era l'espansione dell'impero. Io sono passato dall'impero romano all'impero mongolo, non vado in altri posti, da impero a impero mi sono mosso. Questo è Huslen, nome comune anche oggi, Huslen Khan, nome comune. Questo è anche questo un nome comune, Tumur. Tumur vi ricorda ferro. Per esempio Tumurzam è la strada ferrata, quindi è la ferrovia. Questo è Rincinbal, Ronciboldo sembra quasi un nome, Ronciboldo. Rincinbal, questo non è un nome comune oggi qui in Mongolia. Questo è Tugun Tumur, tutti hanno il Tumur. Questo è un altro Khan Bilekt. Ayushridhar Khan Bilekt vuol dire regalo, regalo. Bilekt, regalo. Questo un pochino, un po' cadente, un po', come vedete, un pochino da sistemare questo. Questo è Tuxtumur, anche questo è un nome comune anche oggi, eh? Pensate, dopo quasi 1000 anni è un nome ancora comune. Beh, del resto anche noi abbiamo Marcus. Oh, qui c'è un altro video in corso per un altro canale YouTube. Dicevo, anche noi, come nell'impero romano, c'è ancora Marcus Aurelio, Marcellus, insomma sono ancora nomi comuni. Questo è Enk Zorig, anche questo è nome ancora comune, ancora usato. Questo è il Beg Nigulsek Khan, anche questo, il Beg l'ho già sentito. Tanto sta arrivando moltissime persone qui, moltissime vuol dire 15, qui è, vuol dire tanto, 15 persone è una folla cui non sono tanto abituato. Guntumur, sempre abbiamo il Tumur, il ferro. Questo qui è, si è rotto il cartello, vedete? Qui si è rotto il cartello. Questo è Ulzitumur Khan. Questo è del Beg Khan. Ahem.
Adai Khan, questo non è un nome comune. Adai non l'ho mai sentito. Vedete, ci sono anche le scritte nell'antico, nell'alfabeto mongolo che viene ancora usato nella Inner Mongolia. Vedete che viene ancora usato questo alfabeto nel nord della Cina, che è poi l'alfabeto originale. Questo è l'alfabeto originale mongolo, che poi durante l'unione con l'Unione Sovietica, durante il periodo del comunismo, è stato cambiato in questo alfabeto simile tutto e per tutto a quello russo. Ma quello originale, che ancora vi ripeto, usato ancora oggi nel nord della Cina, Inner Mongolia, è questo. Questo era l'alfabeto utilizzato. Questo è Taisun Khan. Vado un po' veloce, ragazzi, perché il video sta arrivando a 15 minuti. Cerco di essere un pochino breve. Questo è Agvarjin Jonon Khan. Questo è Esentaishan. Questo non è un nome comune. Questo è Marcus, questo è Marcus. Qui ci dobbiamo fermare, ha trovato Marcus, signore, incredibile. Questo è Marcus, Ha scritto Marcus. Non Mircus. Qui. Marcus Aurelius. Vediamo un po'. Ora c'è un po' di gente a Marcus, aspettiamo. Leva il dito, ecco, bravo. Guardate, ce l'ha ancora. Ecco qua, allora Marcus. Guardate, ragazzi, che piacere ritrovarmi dopo tanti anni. Scherzo, è stato ucciso dagli insurrezionisti. Ah no, no, scusate, dopo è diventato, no, non è stato ucciso, scusate, ho sbagliato, è stato diventato Khan dopo che il precedente Khan era stato ucciso dagli insurrezionisti. Un nome tipicamente europeo. Questo è Molon Khan. Questo è salute Mandul Khan. Questo è Batmuk Dayan Khan. Questo si può fare te. Segue l'ordine cronologico, vedete? Questo è Bold questo è Bodialag Han. Sì, piano piano andiamo avanti nel tempo. Siamo arrivati al 1520 con questo Daraisun Guden Khan, 1520. Questo è Tumen Sasak Khan, 1539. Vedete, andiamo avanti velocemente, abbiamo quasi finito. Buyan Setsek, questo è il nome comune.
l'ho già sentito molte volte. Buyan Setsek, no, Setsen, scusate. 1565. Questo è Ligdir Khudat. Chissà se ha come leader Ligdir Ligden. Puoi ritornare a casa. Benissimo, qui ce ne sono altri che, diciamo, queste dovrebbero essere le guardie, vedete? Le guardie alla porta di questo cerchio speciale di cui abbiamo visitato uno per uno, spero vi sia piaciuto. Qui ci sono addirittura le stelle alpine, guardate, cosa abbastanza rara da trovare ormai in Italia. Stelle alpine sono abbastanza comuni qui, anche perché qui adesso siamo a 1630 metri di altezza, anche più alti di Ulan Bator. Stanotte abbiamo dormito nella tenda, ben attrezzati, perché se no, insomma, si sente freddo, ma eravamo veramente ben attrezzati, sacchi a pelo pesanti, giacconi, felpe, siamo stati bene, devo dire. Bene, io vi saluto. Vi saluto, ringraziamo Chinggis Khan, vado a trovare il mio preferito, come non potrei, e lo riconosco anche a distanza, Kubilai Khan, il grande amico di Marco Polo, eccolo qua. Miei omaggi al grande Kubilai Khan, eccolo qua. Marco Polo, che ha lavorato per Kubilai Khan 7 anni qui in Mongolia, faceva i report, gli scout, non sportivi, non calcistici, ma i report delle varie tribù che potevano rappresentare un pericolo militare. Marco andava e spiava queste tribù cercando di capire se potessero essere pericolose o meno, e ne faceva un report dettagliato a Kubilai Khan, dicendo: no, questa popolazione è tranquilla, questi potrebbero essere pericolosi, questi sono molto pacifici e pastori, e eccetera. Dopo 7 anni tornò in Italia, perché sentiva la mancanza dell'Italia, tornò a Venezia in una battaglia tra Venezia e Genova. Persero questa battaglia i veneziani, perché ovviamente, come sapete, Marco Polo era veneziano, e venne imprigionato dai genovesi. Venne imprigionato dai genovesi, dove poi appunto scrisse nel carcere il suo libro Il Milione. Benissimo, io vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video. E buona giornata.